e benvenuti a Global Design Dialogue. Siamo su questa meravigliosa terrazza nel cuore di Milano, nella sede milanese di Salone cioè durante la 61esima edizione del Salone del Mobile, un'edizione che eh, descrivono già come un'edizione da record c'è stato un grande ritorno dei buyer internazionali oltre 2000 espositori provenienti da 37 paesi diversi e allora ieri abbiamo parlato di internazionalizzazione di export di strategie di crescita per le imprese nuove geografie oggi parleremo invece di sostenibilità come strategia di crescita per le imprese ma non solo perché parlando di design bisogna pensare in un'ottica di Ehm, produzione di materiali anche di gestione e di governance in ottica di sostenibilità che non vuol dire solo transizione verde ma vuol dire anche offrire alle imprese un sostegno economico per affrontare al meglio questa transizione e allora ieri c'è stata la Presidente del Consiglio ci sono stati diversi ospiti, oggi vi presento chi sarà a mio fianco in questa serata allora qui come me a mio fianco Michele De Capitani, CFO di Sace benvenuto, abbiamo anche Francesco Casoli, presidente di Elica, benvenuto. Buonasera. Enrica Del Grosso, regional director nord-ovest di Sace. Buonasera. Benvenuto. E Carlo Rubinati, presidente di Assoluce e Foscarini. Buonasera. Ahimè vedete ancora eh, che manca un ospite che arriverà, ma il traffico di Milano lo sappiamo in questi giorni. È eh, vivace e quindi ci raggiungerà poi anche Filippo Di Renzo, CEO founder di DN Salotti. Lo abbiamo detto: sostenibilità come strategia alle imprese. Io vorrei fare subito una battuta con Urbinati per darci un po' il senso, il colore di come è andata la prima giornata di Salone, qual è il, proprio un flash? Beh, oggi è la seconda. Però. La prima giornata ieri, quindi yeah. il feedback sulla prima giornata sì, esatto. Anche, anche oggi è andata molto bene. Come ieri eh, abbiamo avuto una grande affluenza, eh, così a grandi linee mi sembra di poter dire anche una grande qualità dei visitatori, almeno per quello che riguarda Euroluce, do, da dove non mi sono riuscito a muovere, per cui per il resto non lo so. Perfetto, esatto, infatti poi ne parleremo, Euroluce è la biennale dedicata al settore dell'illuminazione che è tornata eh, dal 2019, quest'anno è tornata anche a Roffiera e allora lo abbiamo detto, sostenibilità. Per le imprese ci sono studi che hanno rilevato come di fatto chi investe in sostenibilità abbia maggiore crescita. Allora guardiamo i dettagli nella copertina che abbiamo preparato. Maria Porro, presidente del Salone del Mobile, ha eh, usato queste parole per descrivere il Salone del Mobile. Ha detto che non è solo la vetrina di un comparto industriale, ma di fatto è un arcipelago complesso costituito da PMI, da aziende che collaborano insieme. Allora, questo concetto di unione insieme si ritrova anche nel piano industriale di SACI. Allora, Michele De Capitani. Dunque, l'ultimo piano industriale di SACE parla di sostenibilità, ricordiamo appunto il tema di questa serata, parlando proprio di eh, abbracciare questo concetto, che cosa significa e come si mette in atto per SACE? Grazie, buonasera a tutti, innanzitutto vi ehm, ringrazio per essere qui, e penso di esprimermi anche a nome di tutti i colleghi di SACE, di esprimere l'orgoglio di ospitarvi nella nostra nuova casa delle imprese, come abbiamo visto dal dalla clip iniziale la sostenibilità ormai è una necessità per, eh, per ogni organizzazione. Eh, il percorso evolutivo della sostenibilità passa attraverso un percorso fatto di stadi successivi. Il primo passa solitamente attraverso quelli che sono requisiti di compliance, regolamentari, normativi, se volete reputazionali. Poi c'è un secondo stadio di evoluzione in cui le imprese cominciano a usare il proprio business model per creare valore condiviso, ma dove il profitto resta ancora centrale. E poi c'è un ultimo stadio evolutivo dove le imprese si muovono nel ristrutturare il proprio business model, nel creare nuovi servizi, nuovi prodotti per uno scopo ultimo, un purpose, eh, che è il benessere della comunità dove l'organizzazione opera. Nel nostro piano industriale SACE ha l'ambizione di muoversi verso questo terzo stadio. Pensiamo che possiamo essere gli attori di un nuovo paradigma. Eh, un, si può passare da una narrativa eh, di quanto un'azienda sia profittevole a una narrativa dove decisioni finanziarie producono impatti sociali e ambientali e dove impatti sociali e ambientali hanno conseguenze finanziarie, a volte anche gravi. Insieme 2025 il nostro piano industriale è stato pensato esattamente in questa direzione. È già il nome evocativo di quello che ci ha guidato, insieme perché l'abbiamo sviluppato insieme alle nostre persone, ai nostri stakeholders, ai nostri clienti e lo vogliamo eseguire insieme ai nostri stakeholder. Questo anche perché SACE ha un ruolo unico nel sistema economico italiano. Noi siamo l'intersezione tra i tre attori principali di qualsiasi sistema economico, le imprese, i nostri clienti che supportiamo. Con l'export e l'internazionalizzazione, le garanzie domestiche, le garanzie green, le banche, la finanza, che opera in eh, cooperazione con noi in maniera complementare, e le istituzioni. SACE è detenuta al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. E questo fa sì che abbiamo una, un osservatorio privilegiato, un'interlocuzione privilegiata col Ministero e con le istituzioni per definire norme, regole, incentivi a supporto delle imprese e del loro sviluppo sostenibile. E poi c'è 2025, mm. è abbastanza standard un piano finanziario triennale, eh, ma questa scadenza assume una rilevanza diversa se la mettiamo in prospettiva l'agenda 2030 delle Nazioni Unite. Esatto, Noi vogliamo avere possiamo, un impatto certo. e lo vogliamo avere in tempi consoni. Chiarissimo, quindi un tempo prossimo rispetto a 2030-2050, questi sono le altre deadline, diciamo in temi eh, più ambientali e climatici. Quindi, una sostenibilità come necessità e poi questo ruolo di interazione, di partner, ruolo strategico. E ricordiamo appunto che anche questo spazio, questa sede di Milano e questa apertura, l'abbiamo detto ieri: aprire le porte di Sace cosa vuol dire? Vuol dire proprio creare questo, questo dialogo e capire anche cosa vogliono le imprese. Allora. Proprio di imprese io andrei subito da eh, Francesco Casoli, perché parlando di Elica, partiamo da qui. Elica nasce nel 1970 eh, per volere di suo padre, giusto Ermanno Casoli, e ha una storia eh, molto bella, cioè dalle Marche eh, con il tema le cappe da cucina sono diventate un elemento da funzionale, diciamo integrato con la logica del design, della bellezza del made in Italy, un eh, elemento che adesso voi avete in, in, producete in sette paesi diversi nel mondo, quindi dalle marche a una prospettiva globale, uno scenario molto ampio e l'innovazione tecnologica e la ricerca all, insieme alla sostenibilità, perché ricordiamo che sostenibilità non è solo chiaramente impatto ambientale, ma bisogna parlare anche di efficientamento energetico, consumi. Quindi, in questa logica, ehm, qual è la strategia che attu avete attuato per crescere nel mercato, uscire dalle marche, aprirsi al mondo e soprattutto, va bene, ne abbiamo parlato anche ieri, ma l'export. Quindi un tema, eh, che ruolo ha avuto il design e qual è la vostra strategia di crescere, come si integra la sostenibilità? Una domanda che potrebbe rispondermi, penso, a lungo, ma insomma... Sì, beh, ha detto molto lei, sì. eh, quindi... <ride> Eh, potrei, potrei solamente confermare ecco, questo, que que quello che lei ha detto allora, è, innanzitutto voglio dire che è molto bello essere qua è molto bello essere in questa meravigliosa terrazza è molto bello essere qui in Sace perché quello che ho sentito prima cioè, la congiunzione tra Sace e quindi le istituzioni le imprese eh, io poi sono anche presidente di IDAF quindi l'associazione italiana certo. delle aziende di famiglia Parlare di impresa in un luogo come questo, eh, con degli attori che, che hanno aiutato, perché, ehm, perché non è un segreto, noi, noi abbiamo lavorato con Sace e grazie a Sace abbiamo fatto un po' di operazioni per, eh, per diventare internazionali. Noi, noi partiamo da Fabriano, Fabriano è, è in mezzo al nulla e per arrivarci è un po' complesso e anche per partire da Fabriano. Però Fabriano, eh, che, è, che è un paese di provincia ci ha dato nel nostro DNA quello di non essere sostenibili, però quello di essere vicini alla gente, quello di essere provinciali, quello di capire qual è l'importanza del territorio, quello che è importante fare per un futuro sostenibile. Adesso va di moda, io non amo molto questa parola della sostenibilità perché mm. si usa un se po' troppo, se ne è un po' abusato. Un po abusato. E noi come Elica abbiamo cercato di esprimere e di, eh, di tirar fuori questi valori, questi valori di territorio, questi valori del, del, del saper fare e questi valori del riuscire a trovare i partner e mettersi insieme alle persone che, che ti possono alle volte indicare la via e quindi uscire fuori dalla provincia, uscire fuori dalla regione, cercare di essere internazionali, cercare di andare a trovare e di, e di portare questi valori in giro per il mondo. Secondo me la vera, cioè, la vera vittoria è stata questa, è stata quella di far capire quello che è il design oggi. Oggi celebriamo il design. Il uh -huh. design è sicuramente l'elemento che comunica in maniera più trasversale, perché non ha, eh, non, non ha barriere linguistiche. Il design è un qualcosa che, che i nostri clienti, che i nostri collaboratori capiscono con lo stomaco: è, una cosa che è, un, quando, linguaggio. è un linguaggio. Uh -huh. E quindi, questo linguaggio, noi italiani è, è, è da più di 2000 anni che lo sappiamo interpretare. Eh, il design è, è, secondo me è qualcosa che viene fuori dall'artigiano, dall dall'artigianalità del, del saper fare. Eh, le luci, eh, qui oggi abbiamo un, un rappresentante importante eh, sull'illuminazione e eh, sull'illuminazione abbiamo sicuramente eh, fatto la storia, perché l'Italia, come anche un po' nell'elettrodomestico, ma nell'illuminazione in modo particolare, ha sicuramente segnato il passo in giro per il mondo. E questo è quello che penso noi come impresa Elica e io come rappresentante delle imprese di famiglia sappiamo fare. La differenza vede, tra le imprese di famiglia e le imprese non di famiglia è che noi guardiamo un po' più a medio e lungo termine e se guardi a medio e lungo termine non puoi... Prescindere da quello che c'è intorno e dal preservare quello che c'è intorno. C'è un tema di responsabilità certo, che torna comunque sulla la parola che, che abusata, ma che sostenibilità. È sostenibilità esatto. Però è anche mh, quindi una strategia, quindi from local to local. Questo è il. Sì, certamente una strategia che. È... Quindi la territorialità. Sì, diciamo però attenzione: che... sì. una strategia che noi quando siamo in Messico siamo messicani. Mm -hmm. Nel senso che cerchiamo di interpretare quello che è. Essere messicani, quello che significa eh, vivere in quel territorio, ma farlo con il nostro spirito, con il nostro DNA. Così quando siamo in Giappone, così quando siamo in Cina. Secondo me questa è, cioè, la, chiave. è la chiave di successo di noi italiani. L'empatia, quella cosa che non, questi soft skill adesso si parla anche di queste cose, ma è l'empatia, è quello di mettersi sempre in gioco cercando con umiltà che non significa abbassando la testa, ma cercando di capire quello che ci abbiamo certo. intorno e rispettare quello che ci abbiamo intorno. Questo porta al successo, che anche questa è una parola che non amo perché è al passato. A me piace quello che succederà, però sicuramente il successo te lo dà il rispettare. I luoghi dove vivi e i luoghi dove vuoi cioè, andare a portare. Anche alle esigenze del pubblico diverso, perché ovviamente in tutto il mondo Ieri Cappellini lo ha detto, ha detto il nostro palcoscenico è il mondo, quindi non abbiamo un target, non abbiamo una persona. ma Il nostro, è il mondo. Il nostro palcoscenico è il mondo e il mondo sta cambiando a una velocità stratosferica. Quindi eh, dobbiamo anche noi interpretare il mondo per cercare di continuare a essere sostenibili, perché questo è quello che il mondo ci chiede. Noi lo sappiamo fare, noi italiani lo sappiamo fare, però non ci scordiamo che ci abbiamo un grande vantaggio perché oggi il mondo chiede quello che noi italiani facciamo da sempre. È un mondo che abbiamo visto cambiare molto negli ultimi anni, quindi mh, non mettiamo in campo la pandemia, ma la nuova geografia globale, ancora il conflitto. Eh, io andrei adesso da, qui tantissimi temi, ma ne discuteremo ancora, io passerei a Enrica Del Grosso, perché allora mi riattaccherei al discorso che ha fatto De capitani, quindi ha parlato di sostenibilità come di un percorso, di step che devono essere affrontati. Quindi l'impegno di questo percorso, come lo affronta Sace, quali sono gli step e come sta andando soprattutto anche questo impegno? Grazie Maria Vittoria, benvenuti a tutti. Ma, guarda, mh, Sace vuole fondamentalmente avere un ruolo di acceleratore di un percorso che ormai abbiamo visto... Tutti è un percorso obbligato per la crescita delle imprese, è un percorso obbligato per crescere sui mercati internazionali, sappiamo che il consumatore è sempre più sofisticato e sensibile a queste tematiche ed è un percorso anche funzionale all'accesso delle aziende ai mercati dei capitali, quindi dei capitali che sono sempre più sensibili, sia gli investitori sia le banche eh, sensibili sull'investire la propria liquidità in asset che sono ESG compliant. Quindi vedremo attendere un vero e proprio divide tra chi effettivamente intraprenderà percorsi ESG e chi no, anche in termini di accesso ai capitali, per crescere ovviamente. E poi c'è un tema che raramente sento nelle tavole, che secondo me è un tema fondamentale, che è quello dell'attrazione dei talenti. Soprattutto in un settore come quello del design, ma mi viene in mente anche un settore eh, molto vicino al design che è quello della Nautica che crescono double digit, il fatto di attirare i, clienti, i, i talenti diventa cruciale, tutto il tema della talent density, sappiamo che la generazione Z è estremamente sensibile a questi aspetti, ai, ai temi ESG e quindi in questo senso anche il tema della talent density è fondamentale per competere e per crescere sui mercati. E quindi parlando di sostenibilità in senso allargato bisogna ripensare non solo il prodotto ma anche i processi aziendali in un, in un senso di ecosistema. E in questo senso diventano fondamentali gli investimenti e noi ci inseriamo proprio in questo frangente. Cioè con il SAC Green noi andiamo a supportare attraverso le garanzie finanziamenti eh, erogati dal sistema bancario funzionali a investimenti green, progetti green che rientrano in tassonomia. E su questo in questi due anni ci siamo impegnati molto, abbiamo mobilitato risorse per oltre 8 miliardi su 350 imprese, molte dei quali, gran parte delle quali PMI. Su questo eh, i, i, le banche, il sistema bancario è stato un moltiplicatore fondamentale no? per rendere lo strumento accessibile, fruibile, veloce, e, e su questo mi piace segnalare un paio di operazioni segnaletiche una è Molteni un, un finanziamento di 10 mm -hmm. milioni funzionale efficientamento energetico e un'altra un po' più tonda con il gruppo Saviola di circa 200 milioni eh, Saviola è un produttore di pannelli eh, e quindi in questo senso e Molteni lo avremo venerdì esatto, quindi, tra esatto. l'altro sarà nostro ospite gradito ospite e quindi diciamo un concetto eh, che rientra nel concetto di ecosistema in un'ottica di appunto, sostenibilità cradle to grave e quindi non possiamo non parlare di, di filiera la filiera fondamentale che è un elemento di grande valore, ma se vogliamo anche un po' di, di fragilità, no? mm. eh, il famoso arcipelago che citavamo prima. E quindi, in questo senso, SACE eh, ha lanciato di recente un sistema, un programma di reverse factoring proprio per intervenire sulla, sulla, sulle piccole e medie imprese della filiera di Fincantieri con dei meccanismi incentivanti di sconto fatture. Eh, in funzione del rating di ESG che con una piattaforma vuole anche indirizzare le piccole e medie imprese verso un percorso di sostenibilità, indirizzando determinate, eh, determinate eh, fattispecie. Eh, quindi abbiamo parlato di investimenti, abbiamo parlato di, di filiera, talenti, di, di, filiera. di talenti, però non ci dimentichiamo che il core business di Sace è e rimane l'export, anche sull'export siamo intervenuti su diversi progetti sustainability loan eh, per Promuovere eh, la, diciamo, il procurement italiano con controparti estere. Su questo mi piace ricordare l'operazione Viking Link che vede il coinvolgimento di Prismia eh, su un'interconnessione un marina per trasportare energia rinnovabile dalla Danimarca al Regno Unito. Quindi tanti ambiti di operatività, tutti funzionali al. So Accelerare il percorso delle aziende italiane verso un percorso di sostenibilità. Ecco, accelerare questo percorso, ma soprattutto anche tenere il ritmo delle sfide che abbiamo già citato e poi ricordiamo che questa sede di Milano di fatto ha un po' questo ruolo: quindi eh, aprire le porte, esatto. rispondere alle necessità, confrontarsi, essere aperti all'ascolto capire, avere un dialogo di natura strategica con le aziende. È cresciuto anche questo, questo bisogno da parte delle aziende. Assolutamente, quindi. assolutamente. Il modo, diciamo, dal nostro osservatorio una delle prime cose che ci chiedono le imprese è cosa vedete dal vostro osservatorio, proprio perché come diceva Michele abbiamo un osservatorio privilegiato, abbiamo modo di parlare con tanti interlocutori, le imprese, le associazioni. Le, i ministeri, le banche e quindi in questo senso mettere un po' a fattor comune le esperienze che accumuliamo eh, tutti i giorni. Chiarissimo, allora eh, ha parlato chiaramente anche di sostenibilità, ma anche di energia, parlando del, del vostro contributo in questo senso sottomarino, possiamo dirlo così. Allora io eh, andrei finalmente da Carlo Orbinati, che io intanto ringrazio ancora per essere qui, perché so che sono giornate eh, estremamente impegnative. Però, ecco, dicevamo, Euroluce, Euroluce è tornata, la biennale dedicata all'illuminazione, luce che cosa significa in chiave di sostenibilità. Noi pensiamo alla luce come sì, una, eh, diciamo una, quasi un, un accessorio, se vogliamo, e qui mi, mi, mi tengo perché non è una critica, le, il contrario invece, perché il tema della luce è una questione di benessere, è una questione di come viviamo i nostri spazi, come abbiamo anche cambiato il nostro modo di vivere durante la pandemia, come è vista la luce eh, all'interno del salone come è evoluto l'approccio alla luce e che cosa significa sostenibilità, quindi eh, efficientamento energetico, quanto impatta la luce in una eh, logica di mh, progettualità del design, che valore ha la luce. Se lo chiedete a me, eh, il valore <ride> è assolutamente centrale e fondamentale, ma penso di essere abbastanza oggettivo. Eh, vi invito a immaginare... Uno spazio anche brullo ma illuminato molto bene, molto bene per realizzare l'idea di una scenografia o di un'atmosfera o di un ambiente. Con la luce giusta può essere anche vuoto e funziona. Mentre viceversa, se ci sono tutti i componenti corretti o scelti adeguatamente, perfettamente coordinati e la luce è sbagliata, c'è tutto perfetto accademicamente, ma l'ambiente e l'atmosfera non c'è. Chiaro, poi L'ambiente televisivo, noi sappiamo bene anche il, la potenza e la forza delle luci, però parlando di, di design, proprio il, la luce... Eh... Beh, il design aggiunge qualche cosa a quello che ho appena determinato, eh, ho definito, nel senso che sì, le, le luci che abbiamo noi qui sono una funzione. Il design aggiunge la funzione anche a una presenza, le arricchisce con delle personalità, con un carattere, con un colore con la capacità di gestire il flusso luminoso di una qualunque fonte che altrimenti eh, avrebbe l'effetto che abbiamo qua. Quindi si tratta di valori aggiunti che strada facendo fanno diventare sempre più importante l'apparecchio di illuminazione, tanto più per la parte di illuminazione che si occupa della, di quella che viene definita la decorazione luminosa. Mm -hmm. Questo è ancora più vero nel senso che come stiamo vivendo adesso, siamo abituati a una luce che viene dall'infinito, che ci fornisce una, una potenza, un calore molto importante e ci fa vivere in un ambiente che si apre all'esterno. Quindi noi siamo qui, siamo in un mondo e, e, e la luce viene da, da lontano. Quando questa luce se ne va, per fortuna, perché se no noi che ci stiamo a fare, e, e succede che si ricrea completamente un altro tipo di ambiente. Sto parlando... A livello di eh, percezione, sì. no, percezione profonda. Per cui si viene a creare una sostituzione nella quale quell'oggetto, al centro o dovunque sia, eh, che fornisce la luce diventa inconsciamente il nostro piccolo sole e determina il modo con, con il quale noi non solo viviamo l'ambiente, come ho detto prima, ma anche. Leggiamo la profondità dell'ambiente che lo contiene. Ecco, ma Euroluce è stato descritto come un laboratorio di condivisione, quindi parlando di imprese che operano in questo settore, eh, qual è stata l'innovazione, qual è stata l'evoluzione di queste imprese a livello proprio anche di innovazione tecnologica in chiave di sostenibilità? Sì, noi siamo tutti piccole aziende, mediamente tutti, si fa per dire, ma sono comunque molto piccoli, molto gelosi, per cui condivisione <ride> di certe cose, mh, direi che avviene molto raramente. Eh, invece con il nuovo Euroluce è successo proprio che abbiamo avuto l'impulso, dopo il 2019, che è l'ultima edizione che si è svolta di Euroluce, di mettere insieme le nostre esperienze, di parlare almeno fra di noi di che cosa non eravamo soddisfatti, che cosa pensavo, pensavamo che potesse essere migliorato. E devo dire che siamo arrivati a, abbastanza rapidamente a, ad essere d'accordo, a condividere, al punto di poterlo offrire all'organizzazione del Salone come eh, punto di partenza per ripensare l'Euroluce. L'esperienza pandemica poi ha quasi sicuramente completamente cambiato il paradigma delle fiere in generale, perché sono una di quelle cose che dopo la pandemia. Beh, lo stesso Salone ha avuto due edizioni, eh, il Super Salone, questo è il primo anno diciamo, che dopo la pandemia si è tornati ad aprile, quindi c'è stato un giugno e un settembre, quindi anche la tempistica è cambiata, i tempi, i ritmi, le presenze. Beh, quelle sono state edizioni per vari motivi evidenti di emergenza. Ciao. Quindi non è tanto in questo, è proprio la fiera in sé. Credo che le persone, avendo imparato molto, molto velocemente, ad essere in contatto con, con, gli altri, con gli altri collaboratori variamente distribuiti, eh, abbiano una propensione a muoversi minore. In un tempo in cui le informazioni inseguono loro e non noi lo, le, le informazioni, eh, venire a cercare delle informazioni fisicamente è una cosa che viene meno normale. Una volta le fiere erano la fonte principale di informazione e di scambio, questo non, non è più o quantomeno non è più l'unica. Quindi su questi temi con il Salone abbiamo ragionato quindi, che cosa in che cosa dovessimo migliorare ed evolvere lo schema per rendere più attraente per il visitatore quello che gli stavamo offrendo, quindi per arricchire non solo di una serie di trasferimenti di informazioni tecniche o commerciali, mm -hmm. ma anche di altro tipo di informazioni che facessero comunque da chiusura del cerchio di un settore che ha molto da raccontare e che ha molto ispirato anche artisti, fotografi ed altre manifestazioni di, di capacità di rendere delle, delle opere. Quindi il, il, per questo motivo il Salone in Neuroluce ha deciso di eh, popolare degli spazi con delle presenze che non vogliono essere solo di delle presenze di sosta, cioè non si tratta di sedute dove uno con le scarpe piene di piedi non ce la fa più e non capisce più che cosa sta guardando e si siede e tira un respiro. Siamo andati un po' oltre e gli abbiamo proposto anche di eh, muovere in maniera diversa i neuroni. Interagire, proporre... Di, creare un. No, di andare a vedere una serie di opere che sempre intorno alla luce, al tema della luce, ti fanno pensare e forse in quell'occasione ti fanno sintetizzare o si offrono per sintetizzare delle idee che altrimenti forse non ci sarebbero state. Chiarissimo, il che poi... giustifica il fatto di venire a vedere sì. la fiera dal punto di vista commerciale, però anche di tornare a casa con qualche cosa che si è, con un messaggio, con che un si un... è mosso. Chiarissimo, infatti poi avremo anche Beppe Finessi su City of Lights che è la mostra di fatto di cui appunto la luce è protagonista proprio anche in questo. Allora io do il benvenuto, ci ha raggiunto anche Filippo Di Renzo, CEO e founder di DN Salotti, benvenuto, grazie per essere qui con noi, riempiamo questa poltrona, grazie per essere qui. Allora le do un attimo per settarsi e io torno da Michele De Capitani perché abbiamo parlato del piano industriale, quali sono eh, le... Eh, altre aree di impatto, diciamo in logica di sostenibilità, su cui operate? Beh, innanzitutto, quello che ha citato Enrica, quindi il nostro mandato istituzionale è sostenere le, le imprese con le l'emissione di garanzia, quindi le garanzie green continueranno a essere una, un elemento fondamentale a supporto dell'evoluzione sostenibile delle imprese, ma. ma c'è anche un'attenzione un eh, aumentata su quello che è l'evoluzione sostenibile delle piccole e medie imprese. Abbiamo l'ambizione di essere un centro aggregatore per tutte le piccole e medie imprese e un acceleratore al loro sviluppo sostenibile. Stiamo creando un ecosistema per le piccole e medie imprese dove le imprese possono confluire e incontrare prodotti eh, non soltanto finanziari ma anche tecnologici, idee, best practice, partnership che possono accelerare il loro sviluppo sostenibile, una sorta di marketplace dove non si trovano soltanto i prodotti di Sace ma anche tutti i prodotti che potrebbero essere utili per l'accelerazione dello sviluppo sostenibile di un settore che rappresenta diciamo, la spina dorsale de dell'economia italiana. Non possiamo dimenticare poi che abbiamo, come diceva Enrico, una vocazione all'export, siamo presenti in più di 190 paesi e quindi... Abbiamo anche l'ambizione come eh, già previsto dall'SDG 17 che incentiva le partnership eh, a livello globale ehm, mettendo in comunicazione istituzioni, imprese, governi, a quello che è l'impatto che noi possiamo portare nelle geografie su cui operiamo. C'è certo, un amplificatore, 190 paesi, quindi diciamo che è una, una, una buona geografia. Ne abbiamo, ne abbiamo da, da avere le mani piene. E, questo perché pensiamo che la sostenibilità, la transizione energetica, un'economia equa e solidale in ogni geografia, in un mondo iperconnesso, sia importante anche per noi eh, che viviamo in Italia. Questi sono tre ambiti con cui Sace si confronterà con l'efficienza che Sace ha già dimostrato negli anni di poter eh, mettere a terra. Però per avere una strategia di impatto eh, non è sufficiente l'efficienza. Una per avere una strategia di impatto efficace bisogna avere leadership. Uh -huh. E questa è un'altra iniziativa che SACE ha iniziato con coraggio ultimamente nel ridisegnare quelli che sono i propri stili di leadership. Eh, la parola leadership arriva dall'inglese antico Lyde, che significa strada. La leadership quindi indica la strada che anche altri poi dovranno seguire, quindi ha a che fare con l'efficacia della strategia stessa. La guida, certo, che bisogna dare. Esatto, stiamo ridefinendo uno stile di leadership e dei comportamenti di leadership fatti di persone che vogliono fare la differenza, aumentando la loro consapevolezza in relazione con l'ambiente esterno, che vogliono abbracciare un nuovo modo di pensare, di vedere, di sentire, di interagire. E che questo possa essere volano per creare soluzioni innovative per il benessere della comunità con cui SACE opera. È un, è un percorso molto coraggioso, mm. ehm, ed è un percorso che eh, noi in SACE chiamiamo con una, una parola eh, particolare, egoless. Vogliamo cercare di essere eh, i precursori di uno stile di leadership che porti. Ehm, L'ecosistema prima dell'ego, quindi un interesse di pochi dopo l'interesse di molti. Bellissimo, grazie. Devo dire che poi anche l'uso, la scelta di utilizzare anche parole italiane, soprattutto in questo come eh, leadership, andiamo a guida, egoles, torniamo al concetto anche di umiltà che richiamava Casoli eh, chiarissimo. Allora io direi. Facciamo, eh, diamo il benvenuto a Filippo Di Rienzo. Allora, Diene Salotti, in realtà eh, pugliese, quindi abbiamo le Marche, abbiamo la Puglia, abbiamo due territori diversi. Il territorio Murgiano, quindi dedicato anche a, agli imbottiti, al salotto di fatto, ma lei e eh, voi avete anche questo, ehm, diciamo, siete ideatori del divano letto di design. Quindi è un po' una logica di futuro che eh, pensando alle nuove spazi, al nuovo vissuto, a come bisogna intendere anche il futuro, eh, è un vostro merito insieme a Cecilia Nicoletti quindi siete i founder e avete creato la vostra impresa sul eh, il made in Italy inteso come anche eh, tradizione del fatto in Italia della imprenditorialità dell'artigianalità allora qual è il vostro approccio al design e soprattutto come sta andando anche al salone e la, eh, il vostro eh, come vi inserite anche in quest'ottica so che avete di recente anche partecipato a altre fiere quindi internazionali quindi qual è il Feedback a caldo, direi, e poi andiamo nel dettaglio un po' sul vostro approccio. Sì, mi presento, sono Filippo Di Renzo, e la mia azienda nasce il 2000, quindi ragazzo giovanissimo, ventenne, eh, con, con tanta voglia di fare. Eh, oggi la mia azienda ha 23 anni, esportiamo in Europa, in America, in Russia e Ucraina negli ultimi momenti ci siamo bloccati un po', quindi stiamo cercando di sviluppare nuovi mercati eh, in America. L'ADN nasce con l'esigenza del divano letto. Il divano letto, vediamo, gli spazi sono sempre piccoli. Quindi, il nostro obiettivo, la nostra mission è portare il divano letto nella zona living, nello stesso tempo, un buon divano letto per dormirci tutti i giorni. Negli ultimi anni, abbiamo sviluppato il nostro modello club, un divano riciclato e riciclabile. E ce l'abbiamo anche alla fiera del mobile di Milano e credo molto nella sostenibilità con dei tessuti eh, di ultima generazione eh, ecco costruiti... quindi la base diciamo nel senso anche la vostra chiave di sostenibilità sta nella scelta dei materiali, non solo nel. deve essere una logica di eh, sostenibilità by design, anche se gli inglesismi dobbiamo superarli, ma di fatto quindi bisogna pensare dalla progettazione al riciclo, a cosa se ne farà dopo, al riuso, quindi deve essere una, un, un punto di vista trasversale in chiave di creazione. Sì, quella è stata una, una nostra. Eh, missione sviluppare un divano letto riciclato e riciclabile eh, con dei tessuti che vengono ricavati da bottiglie d'acqua eh, uh -huh. recuperate dal mare e eh, quindi è un, un bel prodotto anche da esteticamente, da designer da, da vedere. E come sta andando il salone? Ci sono Bayer Internazionali, abbiamo effettivamente avete visto anche voi il ritorno eh, di queste presenze fisiche, quindi domande, quella, cosa, cosa vi chiedono in fiera? Ah, ci sono tanti americani, tanti russi, eh, strano anche perché non è facile arrivare in Italia eh, dalla Russia. Eh, ci chiedono sempre il divano letto sempre più piccolo ridimensionato, è un appartamento oggi a Milano, è, un bilocale a Milano è 35 metri, 40 metri, a Parigi, a Mosca, e quindi il nostro obiettivo è sempre quello di trovare la giusta, il giusto, la giusta dimensione per questi mini appartamentini. Chiarissimo, allora è anche un concetto di spazio la sostenibilità, no? come rivediamo, ripensiamo al futuro e eh, abbiamo già dato il là ai Bayer, staniere l'internazionalizzazione. Francesco Casoli, lei diceva giustamente che è presidente anche di AIDAF, l'Associazione la, la, Italiana Aziende Familiari, eh, qui stiamo parlando di Salone del Mobile, di una fiera che coinvolge 37 paesi diversi, l'Italia all'estero. Ehm, come può affrontare le sfide eh, che stiamo vedendo negli ultimi anni, cioè fare sistema che abbiamo avuto anche ieri, ospiti che si sono aggregati in federazioni per quanto riguarda il settore del design, cioè l'idea di andare insieme all'estero? Il Salone del Mobile ha avuto eh, delle versioni precedenti in Cina, anche in Russia, chissà appunto se le rivedremo in questi paesi. Ma fare sistema. Che valore può avere, soprattutto per le PMI e quale può essere adesso la nuova chiave di interpretazione, visto quello che stiamo vivendo negli ultimi anni. Sì, a Roma ci sono lo stesso numero di avvocati che stanno in tutta la Francia, allora, sembra che non c'entra niente. Però questo qui per far capire che purtroppo noi che va in Italia, prima il presidente di Euroluce ci ha spiegato che... C'è una gelosia? C'è un po' di gelosia, no? che c'è un po' di ritrosia. E, e il problema di noi italiani è che siamo molto, che è un problema e anche la nostra forza, perché poi porta a cercare sempre di superare il concorrente con l'idea migliore. Però indubbiamente noi in Italia abbiamo un problema di, diciamo, di dimensione. Eh, il salone del mobile, secondo me, è il centro veramente focale del design mondiale. Cioè, il salone del mobile, l'organizzazione no. del salone del mobile è riuscita a fare qualcosa non dico di irripetibile, però sicuramente di eccezionale, qualcosa che noi italiani alimentiamo e che sicuramente da cui traiamo tantissimi vantaggi, ma non basta, secondo me non basta, secondo me oggi ci troviamo qua a Consace, ma le istituzioni finanziarie, gli imprenditori. È venuto il momento di capire che per essere veramente campioni mondiali e quindi per, eh, per, per uscire fuori dall'Italia a testa alta abbiamo bisogno di creare, eh, di creare quelle reti strette perché poi eh, ritengo che la rete da associazione non basta c'è bisogno di stringere un pochettino le maglie e far sì che l'Italia possa presentarsi in giro per il mondo con delle realtà forti pesanti che possano incominciare anche a muoversi in acquisizioni e quindi in comprare, tra virgolette, parti di mercato, parti di produzione e incominciare a portare quel, quello che dicevo prima, il DNA italiano, quel saper fare, quella voglia di artaginare. Art, questa è una parola per me molto difficile <ride> per me oggi. Quella voglia appunto di saper fare le cose bene con design e saperle vendere e quindi incominciare a seminare questa italianità che poi ci permette di, di vendere i divani letto in giro per, per l'Europa, di vendere le lampade eh, in giro per il mondo e di cercare di portare un po' di elettrodomestici. Io vi ricordo che con gli elettrodomestici eh, il, il salone è biennale Euroluce e Euro Eurocucina. Quest'anno certo. non c'è Eurocucina, ma gli elettrodomestici erano in Italia. Quando io ho iniziato, giovanissimo, a 16 anni, noi eravamo come italiani i leader mondiali, ma non c'era storia, c'erano solamente gli italiani e oggi, oggi siamo rimasti un pochettino come Italia al palo, perché? perché i grandi investitori sono venuti, hanno comprato, hanno fatto un po' di shopping, perché le grandi aziende sono cresciute magari grazie a organizzazioni finanziarie in giro per il mondo che le hanno aiutate a crescere e noi italiani, facendo anche degli errori come imprenditori, siamo rimasti un pochettino con il cerino in mano. Eh. Secondo me ancora c'è spazio, secondo me c'è spazio se un attimino ci calmiamo e ci riorganizziamo, c'è spazio per ridire la nostra e per tornare ad essere leader anche nei settori che un pochettino hanno perso la corda. Una squadra compatta quindi. Sì, una Perfetto. squadra compatta. Allora, Enrica Del Grossi, invece lato imprese, abbiamo parlato di efficientamento energetico, di caro bollette, tanti temi, che cosa vi chiedono, che cosa fate come Sace per rispondere a queste esigenze? Ma, allora, innanzitutto parliamo con le aziende e le ascoltiamo. In generale, le richieste che ci arrivano, soprattutto in questo 2022, che ha visto un, uno shock energetico importante e un rialzo dei prezzi dell'energia e delle, delle commodity, sicuramente ha eh, portato una sensibilizzazione alle aziende sulla necessità di rendersi autonomi a livello energetico ed efficienti a livello energetico, ma questo per. Diciamo, da una parte per comprimere la componente costi e quindi la, la struttura dei costi, e dall'altro per stabilizzare la struttura dei costi. Quindi, sicuramente eh, le richieste che in questo momento riceviamo più di frequente sono richieste su investimenti in questa direzione, quindi efficientamento energetico e autonomia energetica. Tra l'altro. Ne approfitto visto che è stata lanciata oggi. Noi siamo, oggi è stata lancia, lanciata da Intesa San Paolo una nuova iniziativa, Motore Italia Transizione Energetica, che va proprio in questa direzione per incentivare gli investimenti in energia rinnovabile, eh, lanciando anche una specifica progettualità eh, legata alle comunica, comunità energetiche rinnovabili, di cui noi siamo partner insieme ad altri player. E quindi in questo senso mi fa piacere eh, segnalare questa nuova iniziativa di intesa San Paolo perché una cosa è certa, per gli obiettivi 2030 e 2050 del carbon neutrality il ruolo degli investimenti, il ruolo della, delle, delle imprese in questi, nel raggiungimento di questi obiettivi è fondamentale. Quindi è importante mettere a disposizione capacity, è importante... Eh, mettere a disposizione strumenti alle aziende che intendono e hanno il coraggio di investire in questa direzione. Chiaro, quindi non solo talenti, leadership eh, e strategia, ma ti vuole anche relazioni, relazioni, capitale. E flessibilità, e flessibilità direi, A questo punto lo abbiamo visto eh, nel, negli ultimi mesi, restringiamo il campo soprattutto, non solo negli ultimi anni. E allora torniamo eh, sul tema luce, però lo facciamo dal Salone del Mobile con Nicole Bottini di Class TV Moda che ha intervistato Beppe Finessi, il curatore scientifico e eh, culturale del Salone del Mobile per parlare proprio di City of Lights, la mostra dentro Euroluce, ascoltiamola. Salone del mobile di Milano 2023, siamo all'interno della fiera Milano Ro, padiglioni e stand visitatissimi. Focus di questa edizione Euroluce, la biennale dedicata al mondo dell'illuminazione che di fatto mancava dal 2019. All'interno di Euroluce dove ci troviamo in questo momento sono tante le mostre e installazioni che costituiscono il palinsesto di un progetto culturale molto importante, The City of Light. Noi abbiamo incontrato il direttore scientifico Beppe Finessi, ascoltate. È un progetto sviluppato per la prima volta, è un progetto nuovo, è un concept nuovo che il Salone del Mobile ha voluto costruire quest'anno in questo momento di rinnovamento anche proprio dell'idea di una fiera nuova, in particolare dell'Euroluce. E partendo da un concept molto intelligente, molto originale e molto anche programmaticamente efficace, sviluppato dallo studio Lombardini 22 che prevede appunto un nuovo layout per questi quattro padiglioni dell'Euroluce, guardando quel bellissimo progetto ci siamo accorti che quella che avevamo di fronte era davvero una nuova città. Ovviamente è venuto naturale immaginare che il nome potesse essere una città delle luci e intorno a questa idea di città abbiamo costruito un progetto fatto di tanti accadimenti, di tanti luoghi, di tanti momenti di approfondimento, di, diciamo, di eh, momenti culturali che in qualche modo potessero portare anche le altre discipline all'interno del Seno del Mobile. Il seno del mobile è, come dire, un luogo emblematico per la cultura del design, però abbiamo creduto di poter importare l'arte contemporanea tra pittura, scultura, installazione, la fotografia, l'architettura, l'architettura degli interni. E quindi abbiamo immaginato un palinsesto di, diciamo, di mostre soprattutto, ma anche di altri tipi di occasioni culturali eh, che fossero ehm, capaci di, di declinare diciamo l'attività. La, principale di tutti quelli che lavorano in questo mondo, che è quello della creatività, anche in altre discipline. Le mostre, devo dire, le abbiamo aperte stamattina, sono credo davvero una sorpresa, sono una più bella dell'altra, il merito non è mio, quindi lo posso dire, c'è l'installazione di un grande maestro come Maurizio Nannucci, un'installazione importante, quelle che normalmente si vedono nei musei, è stata realizzata apposta per il Sano del Mobile, un'opera che rimarrà in modo permanente nella nostra città, c'è una mostra molto importante della più significativa fotografa di architettura del mondo, siamo si Ellen Binet, fotografa franco-svizzera che lavora a Londra ed è una mostra con delle fotografie leggendarie che sono già apparse nei musei più importanti, nei, nei libri di, di riferimento. C'è una mostra invece proprio vado anche di generazione in generazione, c'è una mostra curata dalla nostra eh, curatrice più giovane, si chiama Martina Sanzarello, ha curato questa mostra molto divertente, molto speciale, che si chiama Fiat Bulb, la sindrome di Edison ed è una mostra sulla forma della lampadina che rimane per me. Nel nostro immaginario, nel nostro quotidiano, nonostante quella forma, la forma tipica della lampadina, in qualche modo sia superata, tecnologicamente noi in realtà siamo affezionati a questa forma, allora artisti e progettisti continuano a declinarla anche in modo paradossale. E poi c'è una mostra fatta di parole che si diffondono e si eh, aggrappano alle pareti: si chiama Scintille, è una mostra che ci fa cogliere attraverso lo sguardo sensibile di Marta Elisa Cecchi, proprio la bellezza stessa delle parole. No? Ci sono delle parole che riguardano la luce che hanno proprio anche un sapore, anche un suono quando le sentiamo no? e, e quindi i visitatori troveranno ogni tanto dei, dei piccoli cartelli verdi fosforescenti come quelli che troviamo nelle città magari affissi regolarmente e qui sono affissi altrettanto in modo libero ma con una grafica molto molto controllata dello studio Left Loft e poi ci sono ancora altre mostre, c'è una mostra che si chiama Albe Luci di Domani sul rapporto tecnologia, poesia e ricerca scientifica, ancora una mostra che si chiama Interno Notte Artifici luminosi che invece racconta gli esperimenti dei grandi architetti quando hanno voluto inventare, diciamo così, lo dico tra virgolette, delle lampade nuove all'interno dei loro spazi. Direi un racconto dettagliato delle mostre che sono all'interno di City of Lights, almeno di che cos'è City of Lights all'interno di Euroluce: il rapporto tra arte e industria, diciamo che se ci scelgono nel mondo, è perché l'Italia è riconosciuta in tutto il mondo come la culla dell'arte e del rinascimento, dell'umanismo, non vorrei allungarmi. Francesco Casoli, lei cura anche, segue una fondazione sì, assolutamente. che tratta proprio di questo, quindi che... del rapporto arte-industria. Sì, sì, che porta gli artisti all'interno delle, delle, delle imprese, che porta gli artisti a produrre delle opere insieme agli operai, insieme ai dirigenti. E questa cosa la facciamo da me da vent'anni, noi siamo partiti per ricordare mio padre, mio padre è stato il fondatore dell'azienda e per ricordarlo lui amava l'arte, abbiamo iniziato questa cosa quasi per gioco. Oggi è diventata una cosa per noi seria, la vendiamo anche come fondazione, nel senso che ci sono anche aziende che prendono questo tipo di servizio. Quello che però abbiamo capito, e quello che la dottoressa prima diceva, è che i nuovi talenti hanno bisogno di questo. I nuovi talenti devono vivere in delle situazioni che li portano a mettersi in gioco, che li portano a capire cose diverse. E se noi come imprese vogliamo attrarre talenti, attrarre persone diverse, attrarre persone che capiscono il mondo che sta diventando sempre più diverso e soprattutto poi trattenerle, dobbiamo sempre metterci in gioco e quello di portare gli artisti all'interno delle aziende ti permette di metterti in, in gioco, ti permette di capire un punto di vista che è completamente diverso, forse, rispetto a quello che è l'industria, perché l'artista sembra un po' sempre quello, quello diverso, quello che, quello che crea. Ma l'artista poi se uno lo, 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 lo impara a conoscere, se lo, se lo fa vivere insieme agli altri, ti fa capire che anche la creatività è il lavoro, che anche la creatività è impegnarsi, che anche la creatività nasce da tutta una serie di tecniche. Se riusciamo a coniugare queste tecniche, questo essere artista, con quello che è l'industria, allora penso che possiamo creare un volano di crescita. Per, per, per il sistema di imprese italiane. Anche perché l'industria italiana è nata, è un legame, aveva un legame più stretto con l'arte inizialmente, poi forse si è un po' perso, sì, c'è stata anche la globalizzazione. Adesso siamo tornati a capire che la creatività sicuramente noi, italiana anche può essere un volano di comunicazione con l'estero. Noi abbiamo imprese all'interno di AIDAF che hanno più di mille anni. Sì. Noi abbiamo un'impresa che costruisce campane e che ha più di mille anni. Cioè, questa azienda che continua a fare le campane. E è partita chiaramente con, con, con delle opere artistiche e poi si è evoluta nel tempo, quindi noi abbiamo delle radici in Italia e abbiamo secondo me delle opportunità che gli altri paesi non hanno. Abbiamo un motore e abbiamo una passione e un'energia che fuori dall'Italia non c'è. Caspita, usiamola, cerchiamo di fare in modo che questa energia poi generi... E lo stiamo facendo perché il Salone del Mobile ne è l'esempio, essere qui oggi è un altro esempio perché significa che tutti quanti incominciamo a capire che forse quella è la direzione. Ma ecco, io vorrei tornare un attimo al tema salto intorno alle, al cuore della sua impresa, le cappe le cappe allora partiamo da questo oggetto no sì perché io sono interessata anche di capire amo, un oggetto e, esatto parlavamo anche stupende. di spazi prima e, sono, dopo passeremo con no ma quello che Dice. le chiedo io è nel mondo l'innovazione la ricerca cioè qual è qual è stato il, cioè, la chiave all'estero perché scelgono le cappe elica? elica allora perché portano fortuna quindi <ride> chiunque compra una cappellica porta fortuna ma seriamente sì. la cosa principale è quello che cercavo di far passare prima come messaggio cioè è l'umiltà. Noi quando andiamo a vendere un sistema d'aspirazione in Giappone cerchiamo di diventare giapponesi, cioè lo progettiamo e lo pensiamo con un, un granello di design italiano e quindi la pulizia delle linee e quindi quel qualcosa che fa un po' la differenza e quindi quel made in Italy che è all'interno dell'anima de, dell del prodotto. Però poi ci mettiamo dentro la tecnologia giapponese che gli permette di capire che, per esempio, in Giappone loro hanno la cultura della presentazione del cibo. Eh. Quando fai una cappa aspirante che va sopra un piano cottura giapponese, una cosa molto importante è l'illuminazione. Quindi noi usiamo dei sistemi di illuminazione molto, molto più sofisticati rispetto a quelli che usiamo in altri paesi perché? Perché la cromaticità del cibo giapponese per loro è altrettanto importante quanto la qualità del cibo, cioè della qualità organolettica del cibo. In America è diverso, perché in America cucinano le bistecche alte così e fanno... E spazi diversi. Noi, noi produciamo cappe per barbecue. Certo. Cioè, in America, quando fanno barbecue esterni, ci mettono sopra la cappa. Meraviglioso, dovrebbero farlo in ogni paese del mondo. Però lì, però lì riusciamo a interpretare un bisogno diverso. In Asia si cucina con la wok, la wok crea un, un livello di grasso all'interno dei fumi che è molto alto. Quindi la separazione d'olio, noi facciamo dei prodotti che separano l'olio dall'aria quando, quando avviene l'aspirazione. Questo per farle capire che, come fai a vendere un prodotto di aspirazione in giro per il mondo? Lo fai. Modificando quello che tu fai e cercando di interpretare come vivono e quello che succede nei mercati Chiaro. diversi. Quindi è un'integrazione di tanti elementi. E appunto ha parlato anche di luce, quindi io, mi ha dato il là su Urbinati. Allora, le imprese della luce invece, come sono viste all'estero? Qual è la rilevanza italiana di imprese della luce? Come siamo messi nello scenario globale? Beh, eh, un dato. 77% di produzione italiana va all'estero, per cui siamo messi bene, direi. Poi ci sono tutte le cose che stavamo ascoltando: così come succede per la cultura del cibo e della sua cottura e compagnia bella, eh, c'è una cultura della luce che è molto, molto forte e che, al contrario di altre culture, segue il posizionamento sul globo, perché. Naturalmente, non so chi di voi ha avuto l'opportunità di vedere le aurore boreali al nord, lì per sei mesi, buio e pesto, arrivederci, la realtà esiste solo mediata ed illuminata da luce artificiale. Quindi la loro cultura è completamente diversa rispetto alla nostra di cultura. Noi siamo abituati a una presenza piuttosto forte, e ingombrante, non solo per l'estensione temporale giornaliera, ma proprio per la sua potenza, per il suo colore. Il colore della luce a Stoccolma non è il colore della luce a Napoli, punto. Noi questo non ci badiamo, non ci facciamo caso. Forse adesso con le fonti luminose che sono eh, regolabili in quanto anche a temperatura colore, cominceremo ad avere qualche opportunità in più per renderci conto che si può andare dal molto caldo al molto freddo. Di eh, ampliare quindi anche lo spettro dello scenario delle imprese, quindi ovviamente. Beh, ci si offrono delle opportunità in più. Sinceramente, io vi dico che nelle macellerie si usano delle luci molto calde, perché se per caso si fa l'errore di usare delle luci molto fredde, quello che ti vendono non è qualcosa di succulento, ma è un pezzo di animale morto. Che non è che Siamo succedere. andati proprio nel dettaglio oggi, devo dire, con tantissime informazioni, no, però è, è giusto anche capire: le imprese parlano di, eh, di vita, di colore, di persone, di quotidianità, e quindi chiaramente poi i bisogni delle imprese, i bilanci delle imprese, poi eh, sono alla base di tutto quello di cui poi discutiamo, fino all'export, quindi all'internazionalizzazione. Una battuta, eh, Filippo Di Renzo: eh, avete un'apertura internazionale? Il, Uh, soffa, il divano sostenibile al 100% dove è stato apprezzato di più in una battuta alla fiera del mobile di Milano <ride> ecco benissimo <ride> perfetto come se l'avessimo invitato eh, proprio per questo io direi siamo ai takeaways finali andrei da De Capitani allora prospettive sostenibilità Futuro, adesso siamo, ci rimandiamo una promessa all'anno prossimo. Qual è la visione in questo senso? Come vede il futuro eh, di, in questo settore per SACI? Allora, andrei eh, su, una, su una prospettiva molto più, più breve: cioè il futuro lo vedo ancora Entro qui, 2025, qui insieme alle imprese italiane, in un'ottica di eh, collaborazione, di partnership, eh, insieme eh, per, per crescere in uno sviluppo il più sostenibile possibile, come, come è stato negli ultimi anni. Perfetto, allora io vi ringrazio, ringrazio i nostri ospiti per essere stati qui con noi all'interno di questa terrazza meravigliosa con vista sul Duomo di Milano e la Torre Velasca. Io vi ricordo che l'appuntamento con Global Design Dialogue continua anche domani sera, ci sarà Andrea Cabrini qui sul palco, al mio posto si parlerà di design business, quindi nuove strategie di crescita, non solo sostenibilità ma anche innovazione tecnologica, quali sono le risorse. Sempre al sostegno anche gli investimenti strategici per questo settore. Io eh, vi invito a restare su Classi NBC. Grazie ancora a tutti voi per averci seguito e eh, buona serata.